Buonasera a tutti, grazie per essere qui e in particolare grazie a Sandro e ai ragazzi. Come vedi siamo tutti orfani e tutti vedovi di Maria Rita e questo significa che siamo diventati fratelli come lo siamo sempre stati, così come Maria Rita era una sorella. Francamente quando mi hanno chiesto di parlare io ho dato un titolo così scherzando, parlando del gioco della vita, perché oggi siamo tutti quanti vivi, ma non lo saremo un domani. Noi siamo figli di una tradizione culturale che è la tradizione greca. I greci avevano due termini per indicare l'uomo, anere e anthropos, ma non lo usavano mai. Nella Grecia più arcaica gli uomini venivano chiamati potroi, nella Grecia più vicina a noi venivano chiamati Xenetos, i mortali. La natura era uno scenario che nessuno aveva creato e che assisteva all'evoluzione di queste due figure, gli immortali, che erano gli dei, che però avevano gli stessi problemi degli uomini, e i mortali, coloro che dovevano morire, perché la scuola stoica aveva educato al sustine et abstine, sopporta quello che ti è stato dato e astieniti dalle lamentazioni. E come facciamo a lamentarci noi dopo aver conosciuto Maria Rita? Io ero a Roma quando Raffaele mi ha telefonato per comunicarmi la morte improvvisa di Maria Rita e vi devo dire che ho reagito con estrema commozione, estrema tristezza, ma immediatamente dopo ho capito che Maria Rita stava concludendo e stava svolgendo l'ultimo e più significativo service, perché io Maria Rita l'ho conosciuta al di là dell'amicizia con Sandro, che è un'amicizia di riflesso con lei, l'ho conosciuta come Lion. I Lion servono, i Lion debbono essere utili. E servono non in modo caritatevole, con tutto il rispetto per la carità. La carità è dare ciò che avanza, è l'elemosina. Invece chi dona, dona a se stesso, dona ciò che ha, ciò che gli serve, donare il proprio tempo, e ognuno di noi è padrone del proprio tempo, dona il proprio sangue. Non ci stanno quelli che fanno elemosina di sangue, ci sono i donatori di sangue. La vita non si dà come elemosina, ma si dona la vita. E devo dire che Maria Rita mi ha fatto riscoprire il gioco della vita, perché noi che pensiamo di giocare la vita, in realtà siamo giocati dalla vita. E questo dovremo riscoprire la verticalità. E lo dico soprattutto a voi ragazzi, perché si è perso il concetto di vita verticale e si coltiva solo la vita orizzontale. Che significa la vita verticale? La vita verticale è il rispetto di chi è sopra di noi e di chi è alle nostre spalle. Mi ha fatto piacere che Marcello abbia detto che la mattina si fa il segno della croce. Ecco, al di là delle credenze religiose, noi abbiamo perso fondamentalmente il gusto di pregare, di parlare con i nostri antenati, con i nostri trapassati, con le entità vere o immaginarie che siano, che abbiamo al di sopra, e abbiamo perso soprattutto il gusto della gratitudine. Noi non abbiamo più desideri. Niccolò Tommaseo, che era il grande autore con Bellini del grande vocabolario che D'Annunzio ha saccheggiato abbondantemente per costruire le sue opere letterarie, si divertiva anche a creare etimologie e parlando di desideri diceva che i desideri erano i sogni degli uomini proiettati oltre le stelle, desidera. Invece il termine desideri è un termine molto più prosaico e molto più commovente, se vogliamo, perché compare per la prima volta nel De Bello Gallico. Una volta si combatteva solamente quando c'era il sole, dall'alba al tramonto,
dopo il tramonto si faceva il ritorno nell'accampamento e ci si contava, e inevitabilmente c'era chi mancava. E Giulio Cesare, ai margini dell'accampamento, metteva dei militi, i desiderantes, coloro che aspettavano quelli che non c'erano più, sperando che potessero tornare, sperando che potessero ritrovare la strada dell'accampamento, che non fossero morti in battaglia. E noi siamo tutti desiderantes, il desiderio che chi non c'è più torni, ma chi non c'è più c'è. E questa sera noi questo stiamo dimostrando, che ci sono le assenze che in realtà diventano delle presenze eterne. Per cui la vita che ci gioca, e noi abbiamo l'eredità, noi siamo convinti di essere gli autori della nostra vita. Una delle cose più orribili, una delle frasi che io detesto di più, si è fatto un nome da solo. Noi non facciamo nulla da soli, noi esistiamo perché ci sono gli altri. Se voi non ci foste, la mia presenza su questo palco sarebbe inutile ed effimera. Noi ci siamo perché abbiamo avuto un dono, un patrimonio genetico. Noi portiamo un nome che ci è stato imposto da chi ci ha preceduto. Noi abbiamo vestito degli abiti che ci sono stati imposti, ma questa non è una limitazione di libertà. Questo è il dono della vita, perché il gioco, come qualunque gioco, deve avere delle regole. Non esistono giochi senza regole e soprattutto non esistono giochi senza limiti. Sull'oracolo di Delfo c'era scritto «Gnotis auton», conosci te stesso, «Catametron», conosci i tuoi limiti. E il nostro limite è proprio la malattia, la mortalità, ma questo non ci deve far soffrire. Questo, se siamo cristiani, i cristiani chiamano il giorno della morte il Dies Natalis, è il giorno che permette all'uomo di tornare in quella che è la vita eterna. Ma anche chi non è cristiano, anche perché, ripeto, siamo tutti di cultura greca e di cultura cristiana, anche chi non è cristiano deve accettare queste esperienze, perché bisogna sapere che siamo limitati. E allora la riconquista del desiderio, che non è il capriccio, il desiderio deve essere proiettato verso il futuro. Non bisogna soddisfare il capriccio immediatamente, ma il desiderio deve essere portato nell'aldilà. L'insegnamento, la gratitudine verso chi ci ha preceduto, la gratitudine in questo caso nei confronti di Maria Rita, che ci ha preceduto in un percorso, perché ci ha insegnato delle cose e ce le sta insegnando questa sera, perché è più presente lei che tutti quanti noi. E Maria Rita ha assolto il suo compito di donna, e le donne, non mi stancherò mai di dirlo, sono molto più evolute di noi uomini, perché Freud, che poi deriva questo suo modo di interpretare e di analizzare l'esistenza da Kierkegaard, che è stato uno dei più grandi filosofi, si rende conto benissimo che noi dobbiamo rispettare due principi fondamentali. Il principio che riguarda la vita nella natura, la vita di comunità, e chi più delle donne conosce il sacrificio della rinuncia. Donne che vedono il loro corpo già segnato dall'adolescenza, dal ciclo mestruale, le gravidanze che deformano i loro corpi, cui loro tengono molto più di noi uomini, l'allattamento, la rinuncia al riposo, la preoccupazione per i figli. Ecco, la donna sicuramente è molto più disposta all'economia della specie. Non per nulla si chiama matrimonio, perché la madre è il perno fondamentale. Il patrimonio è qualcosa di molto più banale, di molto più effimero. E allora questo bisogna cercare di riscoprire, quello che vi dicevo, la verticalità.
Uno dei problemi maggiori che hanno i giovani oggi è il problema dell'anoressia, perché giustamente, o anche il problema della bulimia, perché giustamente i giovani non vogliono essere considerati dei tubi digerenti, dei sacchi da riempire. La rinuncia del cibo o l'utilizzo del cibo come gesto compulsivo che serve a riempire un tubo vuoto è perché manca quella donazione, quell'atteggiamento di altruismo. Io sono io e gli altri, io non posso essere solo io. E questo discorso dell'orizzontalità e della verticalità è fondamentale, soprattutto nell'ambito della famiglia. Oggi i genitori si specchiano nei figli e i figli si specchiano nei genitori. Narciso è il figlio, Narciso è il genitore, come dice giustamente Lacan, che è uno dei padri della psicoterapia. Non bisogna essere narcisi, così come in passato non bisognava essere Edipo. Non bisogna uccidere il padre come Edipo, né considerare il padre il nostro compagno di giochi. Noi dagli altri abbiamo da imparare. Considerare la superiorità di chi ci ha donato qualcosa, ringraziare e dall'altra parte la capacità di dare, di donare, di comunicare, anche con un sorriso, con una carezza, con un gesto, non semplicemente con gli oggetti. Purtroppo noi abbiamo elevato gli oggetti a mito, abbiamo elevato il concetto di figlio a mito, ormai i bambini sono dei piccoli Buddha, e questo si ripropone nella società attuale. Il problema dei migranti oggi è un problema che è legato al fatto che chi entra a casa nostra non è grato e chi accoglie non insegna, vuole adeguarsi. Noi cerchiamo il consenso da parte degli altri, ma non è così, perché noi dobbiamo trasmettere la nostra cultura, le nostre conoscenze agli ospiti. E l'ospite deve rispettare la casa. Rileggetevi l'Odissea. Ci sono queste due figure favolose. C'è Telemaco, che è il figlio ideale, che ha conosciuto il padre solo nel racconto, perché il padre è partito per la guerra quando lui era ancora bambino. Lui si mette in viaggio come il padre per cercare le orme del padre nei territori circostanti. E poi ci sono i Troci, questi giovani suoi coetanei, che violano la casa del re, stuprano le serve, trattano male la regina, mangiano i cibi nel palazzo reale, contravvenendo a quello che è il rispetto dell'ospitalità. Questo vale per tutte le forme di educazione. Maria Rita ci ha educato, ci ha insegnato come si vive in serenità, in allegria. Sicuramente anche lei aveva i suoi problemi e i suoi crucci quotidiani. Ci ha insegnato che donarsi agli altri era fondamentale, anche rubando del tempo sicuramente alla famiglia, ma tutto questo, come vedete, quel tempo che in parte vi ha sottratto è un po' come i talenti della parabola evangelica. Sono minuti che sono diventati eterni, perché il vantaggio di Maria Rita è che lei oggi frequenta l'infinito, frequenta l'eterno. Noi siamo legati ancora ai tempi dell'orologio. Lei adesso è una persona libera, una persona che continua ad insegnarci, una persona che ci ha fatto capire che le regole del gioco della vita vanno rispettate, perché la manifestazione più significativa della vita è proprio la morte. La vita va vissuta intensamente con gli altri, nel rispetto delle regole, giocando, vivendola allegramente, col sorriso sulla bocca. Tutti i problemi che abbiamo hanno una soluzione, non la dobbiamo cercare da soli, perché la soluzione dobbiamo trovarla con gli altri, senza vergognarci dei nostri limiti. E con gli altri noi possiamo affrontare non solo i problemi ma anche gli enigmi.
Vedete, i greci, che per me restano il popolo più civile che ha calcato la terra, aveva anche un modo fonetico diverso per esprimersi. C'erano le parole liquide, che significavano tutto ciò sul quale l'uomo poteva avere dominio, poteva avere padronanza. Il fuoco si chiamava Pyr, Pyros, da cui Pironane, perché il Pyr era il fuoco del focolare, che veniva acceso, spento dall'uomo, veniva gestito per cucinare. E poi c'era Ignus, che è un suono gutturale, che è il fuoco sul quale l'uomo non ha dominio, perché era il fuoco dei fulmini, dei lampi scagliati da Zeus. La stessa cosa valeva per i drammi e i problemi della vita, per cui c'era il problema, che è liquido, e c'era l'enigma, che non è liquido, è gutturale, è angosciante. Gli enigmi non hanno soluzioni, ma prevedono comunque una nostra riflessione. I problemi hanno una soluzione e dobbiamo cercarli. Cercarli, risolverli, e risolvere non solo i nostri, ma anche quelli degli altri. Questa è la grande lezione che ci ha dato Maria Rita, che è presente con noi e sarà sempre presente anche quando noi non ci saremo più. È bello questo discorso del ricordo, perché i ricordi vanno perpetuati e tutto ciò che ci è stato insegnato dagli altri merita rispetto, merita gratitudine. Ciao Maria Rita. Grazie.